Nato a Todi, fu consacrato papa nel 649 senza aver ottenuto la previa approvazione imperiale. Condannò le eresie dei monoteliti, i quali sostenevano che in Gesù vi è una sola volontà e non due, l'umana e la divina, corrispondenti alle due nature del Verbo incarnato. E anche la condanna fu pronunciata contro la volontà di Costante II, imperatore d'Oriente, che era favorevole a quella eresia e che inviò a Roma l'esarca di Ravenna, Olimpio, perché catturasse il pontefice. Ma poiché aveva incontrato resistenza, costui tentò di fare assassinare Martino dal suo scudiero durante la messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ma lo scudiero fu colto da improvvisa cecità e Olimpio, ristabilite le buone relazioni col Papa, passò in Sicilia col pretesto di combattervi gli arabi. Nel 653 l'imperatore, per compiere la sua vendetta, mandò un nuovo esarca a Roma, l'autore di un documento in cui Martino era accusato di essersi impadronito dell'episcopato, di aver accettato dottrine eretiche e di aver mandato denaro ai saraceni. Il pontefice, vecchio e malato, si difese ma, per evitare inutili brutalità, si consegnò spontaneamente all'esarca, che lo portò a Costantinopoli, dove fu esposto per un giorno intero agli insulti del popolo e, dopo essere stato degradato pubblicamente, fu accusato di complicità con Olimpio e condannato a morte, pena che fu commutata con la deportazione per intervento del patriarca Paolo II. Nel frattempo il clero romano, temendo che l'imperatore imponesse alla sede di Pietro un vescovo monotelita, aveva eletto un successore di Martino nella persona di Eugenio I e ciò disgustò profondamente il santo che, essendo di salute delicata, visse in miseria e solitudine poco più di un anno, esiliato a Cherson in Crimea e vi morì nel 655. I redattori del nuovo calendario si rifanno alla testimonianza della vita greca di Martino, secondo la quale il pontefice sarebbe deceduto il 13 aprile, giorno in cui è venerato come martire anche nella liturgia bizantina.